Ciao a tutti, sono Antonio Sinibaldi. Oggi volevo darvi una brutta notizia, ma lo sapete che siti sono morti? Guarda, ci sta un recente studio che ha fatto vedere una cosa importantissima, che i siti non sono più funzionali. Perché? Perché si è passati tutti su Facebook, su Instagram. Io lo so che sei un libero professionista se stai guardando questo video, so che potresti essere anche un imprenditore che ha un'azienda, e sicuramente stai usando i social per promuovere i tuoi prodotti oppure i tuoi servizi, e sicuramente sta andando bene. Ma in realtà ti devo dire un segreto: i social, se usati da soli, hanno un punto debole che molti però non considerano. Per farti capire questo punto debole ti faccio delle domande. Cosa fai quando hai bisogno di sapere dove trovare un prodotto oppure un servizio? Dove vai? E questo dubbio dove lo risolvi? Vabbè, ti rispondo io. Vai su Google, vero? Certamente non vai a trovare la soluzione su Instagram o su Facebook o su un qualsiasi altro social. Che cosa fai? Inserisci una o più parole chiave, premi invio e aspetti. E aspetti che cosa? Aspetti una risposta, aspetti una soluzione a quello che è il tuo problema. Ora immagina i tuoi concorrenti che magari hanno già un sito e addirittura questo sito lo hanno indicizzato proprio su quella o su quelle parole chiave. Che cosa succede? Succede semplicemente che i loro prodotti oppure i loro servizi sono preferiti rispetto ai tuoi. Internet non è un fenomeno di questo momento, è un filo conduttore che ormai da tantissimo tempo sta muovendo qualsiasi tipologia di business, anche la tua, ma questo qua forse ancora non lo sai. Questo che cosa ti fa capire? Che ciò che vende e crea business non è solo utilizzare i social, ma è quello di creare uno strumento che ti possa portare vantaggi economici, magari anche sfruttando i social. Quando cerchiamo qualcosa su Google, perché lo facciamo? Perché abbiamo già una domanda evidente a cui noi vogliamo fare e dare una risposta. E come facciamo per trovare questa risposta? Certamente non andiamo su Instagram o su Facebook a trovare questa risposta, ma naturalmente ci serviamo di motori di ricerca, che può essere Google, che può essere Bing, che può essere qualsiasi altro motore di ricerca. Però, diciamo la verità, non ti voglio far sentire in colpa. C'è uno studio recentissimo che dice che addirittura più del 46% delle persone che hanno un'azienda non hanno il sito internet. Sono delle piccole imprese, sono magari delle attività che comunque cercano di fare il loro business non sfruttando il canale del sito. Per cui questi imprenditori che cosa hanno fatto? Hanno cercato di fare altro, hanno cercato di fare delle strategie diverse da quelle di un sito internet. E non lo fanno, diciamo, per due cose fondamentali, che diciamo io definirei proprio delle scuse che le persone e gli imprenditori vanno comunque a darsi. La prima è sicuramente che il sito non è rilevante per la propria attività. Allora mi viene subito spontanea una domanda: come non è rilevante per la tua attività? L'unica attività per la quale un sito non possa essere rilevante è un'attività senza clienti. Oggi ben l'81% delle persone si informa online prima di fare qualsiasi cosa. Facci caso, prima di andare al ristorante tu che cosa fai? Cerchi questo ristorante com'è, gli altri che cosa dicono, cerchi una recensione, cerchi qualcosa di quel ristorante. Se devi cercare di andare a comprare una TV, dove la compri? Negozio di, usi parole chiave per andarci in quel determinato negozio. Quindi creare un sito web per ora potrebbe anche non essere fondamentale per te, non voglio assolutamente dirti lo devi fare per forza. Per ora potrebbe non essere fondamentale, però è innegabile che sia rilevante per la tua crescita e anche la crescita del tuo fatturato. Una seconda scusa, che è quella, diciamo, dove non ti posso e non ti voglio dare tutta la colpa, è sicuramente il costo di un sito web. In questo caso che cosa accade? Accade che magari vai dall'amico, vai da un'agenzia, vai da qualcuno che comunque ti spara dei prezzi altissimi. Lì logicamente ti blocchi perché fai 2 più 2 e dici ok, il prezzo non vale quello che magari mi potrebbe dare il sito. Benissimo. Questa situazione logicamente la dobbiamo comunque sviscerare.
Perché dobbiamo cercare di capire che cos'è davvero importante. Se non spendere quei determinati X soldi e magari fare e usare altre strategie, oppure se invece spendere per avere un qualcosa in più. Nel frattempo che però ci rifletti, purtroppo te lo devo dire, un tuo concorrente si sta facendo fare un sito. Questo però lo sai, ammettilo, questo però lo sai. Il sito logicamente se lo sta facendo fare come? Bello, brutto, performante? Non si sa, perché logicamente poi ogni agenzia, ogni persona che crea siti lo crea secondo la sua e quella che è l'idea del cliente. Però ti dico la mia. Quando io studio i siti per i miei clienti parto da tre concetti fondamentali. Sicuramente il primo è quello di conoscere il pubblico di riferimento a cui quel sito deve essere comunque mostrato. La seconda è quello di delineare comunque un obiettivo che il mio cliente vuole avere con il sito. Quindi iniziamo a creare il contenuto partendo dall'obiettivo, quindi la home, la gallery, il chi siamo, il contatto, la sezione video, la sezione giustamente dei servizi o dei prodotti, eccetera, eccetera, cioè quello che deve starci all'interno del sito. Il terzo punto, che per me è quello diciamo fondamentale, è quello di semplificare, semplificare, semplificare. Noi non dobbiamo dare alle persone che accedono al tuo sito la complessità del sito. Sicuramente deve essere bello da vedere, ma non deve essere difficile da navigare. Tutti devono poter accedere al tuo sito in maniera chiara e semplice. Calcola che con il tuo sito ti rivolge a un pubblico infinito di persone. Quindi se lo rendi difficile, magari ti perdi una fetta di mercato. E questo noi non lo possiamo volere, non ce lo possiamo permettere. Quindi partendo da questi tre punti noi possiamo andare a sviscerare il sito e quindi crearlo come vogliamo noi. Il cliente logicamente ci dirà la sua idea, noi proponiamo l'idea dal punto di vista del web e si crea il sito. Però ti dico un'altra cosa, non devi assolutamente concentrarti su una pretesa, quella che devi piacere a tutti. È impossibile, non puoi piacere a tutti. Qualcuno ti contesterà, qualcuno ti criticherà, qualcun altro invece ti osannerà e ti dirà che è bello. Tu parti da questo presupposto che non puoi piacere a tutti. Quello che noi dobbiamo fare invece nel sito è passare il tuo messaggio. Tu che cosa vuoi dal sito? Qual è il messaggio che vuoi creare? Qual è il messaggio che la gente guardando e approdando sul tuo sito deve recepire? Sei una pizzeria? Sei un ristorante? Sei un negozio di abbigliamento? Vendi scarpe? Qualsiasi tipologia di attività sei, devi dare e creare quel qualcosa che la persona si debba fermare a osservare tutto ciò che crei, tutto ciò che vedi, tutto ciò che hai all'interno della tua attività. Qua bisogna essere bravi. Bisogna essere bravissimi. Perché? Perché il messaggio è quello che deve essere valorizzato sul web, è il messaggio che poi usando i social dobbiamo veicolare le persone per portarle appunto sul tuo sito, dove poi la gente deve capire chi sei, cosa fai e perché deve venire da te, quale problema li vai a risolvere. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti ho interessato con quello che ti ho detto, fai una cosa semplicissima. Scrivimi in privato e chiedimi un preventivo, chiedimi quel qualcosa che magari possa essere utile per capire di più di come sviluppare il tuo sito. Buona giornata.